Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a bordo della Suzuki Ignis, che purtroppo devo riconsegnare domani. Dico purtroppo perché io ci ho provato a dirgli che me l'avevano rubata, ci ho provato a dirgli che era sparita magicamente. Il signore, se vuole andare avanti, io posso anche proseguire la mia corsa, ma purtroppo evidentemente qualcuno aveva visto il video in cui preannunciavo il mio piano malvagio e quindi non mi hanno creduto, e quindi domani gliela devo riportare. Comunque sono qui oltre a darvi dei brevi pareri su come mi sono trovato con questo mese, in questi 30 giorni con la Suzuki Ignis, anche per darvi alcuni aggiornamenti sui futuri eventi e sul canale YouTube. Direi dunque di iniziare subito dai futuri eventi, perché tra poco ci sarà il Torino Comics. Sarò presente in fiera, non avrò lo stand, molto probabilmente non ce l'avrò come gli altri anni, ma sarò presente sia il sabato che la domenica. Quindi magari stavo pensando di organizzare un raduno, adesso devo vedere bene. Comunque seguitemi sulla pagina Facebook perché lo annuncerò lì. Magari appunto la domenica alle 5, non lo so, devo ancora vedere. Per quanto riguarda invece il canale YouTube, molti di voi sicuramente avranno notato che nelle ultime 2 settimane ho praticamente caricato quasi un video al giorno. Questo perché mi sto ritagliando 2 ore, 3 ore al giorno che sto dedicando appunto a YouTube. Sto facendo uscire qualsiasi genere di video, dal trailer reaction alla recensione di serie TV, recensione di film, vlog vari come potrebbe essere questo. E dalla questa settimana o dalla prossima, sempre non so quando uscirà questo video, farò uscire diverse recensioni tech. Passiamo invece alla Suzuki Ignis, che ho usato per 30 giorni, praticamente tutti i giorni. L'ho usata per andare a prendere la mia ragazza al lavoro, l'ho usata per spostarmi, l'ho usata per andare a Milano, l'ho usata veramente a fondo. Io tra l'altro avevo fatto anche un video fighissimo con la mia ragazza in cui facevamo un carpool karaoke come quello di James Corden, in cui cantavamo live le canzoni dei cartoni animati, diciamo quelle che ci piacevano di più. Però purtroppo la SD è stronza, oppure si vede che, visto che abbiamo stonato in alcuni punti in maniera abbastanza oscena e miserabile, la micro SD ha deciso di implodere e danneggiare praticamente tutto. Cioè in realtà non è che ha danneggiato tutto, proprio sono spariti i file, l'SD non si legge, non c'è in alcun modo possibilità di recuperare quel girato, il che mi dispiace, anche perché avevamo risposto a alcune domande su i cartoni animati, avevamo fatto un cartoon tag. È stata una perdita abbastanza dolorosa, diciamo. Per voi forse ne avreste potuto fare a meno e vi è andata bene, perché vi siete evitati di sentire noi che stonavamo pesantemente. No. Saluta Antonio. Ciao. Dicevo, stavo parlando della Suzuki perché anzi, a parte che qua, come ho detto prima, vibrerà a bomba perché siamo sui... Stiamo andando a Liber. Non so. Che cazzo ne so io? Io a te sono venuto a prendere. No, dicevo che sto per vomitare il cenone di Natale dell'87, ma io non ero nato nell'87, non importa. Comunque, dicevo, visto che sei stata la mia passeggera per tutti i viaggi che abbiamo fatto con la Suzuki Ignis, cosa te ne pare? Molto comoda. Mi ci sono affezionata, io ho qualche problema con le cose, mi ci affeziono. Infatti, stavo dicendo prima che ho provato a dirle a Suzuki che me l'avevano rubata, però evidentemente avevano visto il video e avevano scoperto il mio piano malvagio che avevo preventivato. No, dicevo che comunque è fighissimo perché c'ha tutti questi sensori di cui non ero abituato, tipo il sedile riscaldabile. No, perché sì, sabato sera. Dovete sapere che sabato sera ho iniziato così. Sento un po' di caldo. Forse è colpa mia che mi sono vestita troppo. Vabbè. No, perché innanzitutto stavamo andando a un compleanno. Lei aveva tipo l'impermeabile con la sciarpina tutta chiusa, che era già esagerato, perché non è che faceva freddo, ma neanche caldo. E innanzitutto mi guarda e mi fa: ma fa caldo, io mi sono vestita troppo, mi sa. E io pure le cazziate, le ho detto: ci credo, con la sciarpina, l'impermeabile, cioè siamo quasi ad agosto, fra un po'. Tra l'altro avevo il collant, non so, le donne capiranno, il collant.
In realtà ero io che mi ero dimenticato di averle fatto lo scherzone, le avevo acceso il sedile riscaldabile da sotto, che ha raggiunto la temperatura tipo inferno nel giro di un minuto e mezzo e si stava sciogliendo al sedile. Sì, perché ci sono anche sedili riscaldabili. Peccato che siamo ad aprile, forse l'aprile più caldo degli ultimi 20 anni. Strano che non l'abbiano detto a studio aperto. Signora mia, non ci sono più le mezze stagioni. Perché mi sarebbe piaciuto provare il culo caldo d'inverno quando entri che fa freddo. No, e comunque ripeto, tutto sommato è comoda, si guida bene. Io di piedi ci sto una meraviglia, sono nana, quindi. Che vuol dire io di piedi ci sto una meraviglia? Che mi posso sdraiare, tanto. Ah, pensavo che volessi togliere le scarpe. Comunque, quindi, ragazzi, io ringrazio nuovamente Suzuki per avermi lasciato la macchina per un mese. Se vuoi lasciarmela per altri 6 mesi, sa dove sono. E niente. Questo è uno dei sensori che vi dicevo prima, che vi avvisa di un tamponamento. Ogni volta che mi avvicino a una macchina, sta qua suona, perché ci sono le due telecamere poste qui sopra. Quindi, ragazzi, spero che questo video vlog molto alla leggera vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qui sotto. Come al solito, condividetelo sui vostri body e social. Non so che cazzo ho detto, ma va bene così. E noi, mentre stiamo andando all'Inns, o no, invece dall'IP, no, dove cazzo dobbiamo andare? A casa? Ma non dobbiamo andare all'Imper? No, ho detto andiamo all'Imper, mi ha detto saluta Antonio. Va bene, ciao. Andiamo all'Imper. E quindi niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.